Tanto tempo fa, in una terra lontana, viveva un mostro senza nome. Il mostro desiderava moltissimo un nome, più di qualsiasi altra cosa. Decise così di iniziare un viaggio per cercarsene uno. Ma il mondo è grande. Così il mostro si divise in due ed entrambi iniziarono il viaggio. Uno andò verso est e l'altro andò verso ovest. Il mostro diretto a est trovò un villaggio. All'entrata del villaggio c'era un fabbro. Signor fabbro, per favore, dammi il tuo nome. Non ci penso neanche. Se mi dai il tuo nome, in cambio ti renderò più forte. Davvero? Se diventerò così forte, allora ti darò il mio nome. Il mostro così entrò dentro il fabbro. Il mostro diventò il fabbro Otto. Otto divenne l'uomo più forte del villaggio. Ma un giorno... Guardatemi! Guardatemi! Il mostro dentro di me è diventato così grande! Bari, 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 bari. Il mostro, che era diventato affamato, mangiò Otto dall'interno. Il mostro così tornò ad essere il mostro senza nome. Anche se entrò dentro Hans, il calzolaio. Bari, 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 bari. Tornò di nuovo ad essere il mostro senza nome. Anche se entrò dentro Thomas, il cacciatore. Bari, 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 bari. Tornò ad essere il mostro senza nome. Il mostro allora entrò in un castello per trovare un nome stupendo. Nel castello c'era un bambino ammalato. Se mi dai il tuo nome, ti renderò più forte. Se posso guarire e diventare più forte, allora ti darò il mio nome. Il mostro così entrò dentro al bambino. Il bambino guarì subito. E il re ne era davvero felice. Il principe è guarito! Il principe è guarito! Il mostro si affezionò subito al nome del bambino. Si affezionò anche alla vita del castello, così anche se divenne affamato, si trattenne. Anche se ogni giorno diventava sempre più affamato, si trattenne. Ma un giorno diventò talmente affamato che... Il bambino mangiò il re e tutti i suoi servitori. Bari, 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 bari. Dato che non c'era più nessuno, il bambino si mise in viaggio. Continuò a camminare per molti e molti giorni. Un giorno il bambino incontrò il mostro che si era diretto a ovest. Ho trovato un nome! È un nome stupendo! Il mostro diretto a ovest rispose: Non hai bisogno di un nome. Puoi essere felice anche senza un nome. Dopotutto, siamo mostri senza nome. Il bambino mangiò il mostro che si era diretto a ovest. Anche se finalmente aveva trovato un nome, non era rimasto più nessuno che potesse chiamarlo con quel nome. Peccato. Johan era davvero un bel nome.